Sono Lorenzo Colombini, La Freccia. Sono un terzino che spinge molto, ma mi piace anche molto difendere. È molto stancante, però mi piace comunque far fatica, quindi riesco a farlo bene questo ruolo. Quando andavo allo stadio vedevo sempre i giocatori con la maglietta, i miei idoli con quella maglietta, e quindi avrei sempre voluto giocare con quella maglietta, e quindi quando sono entrato ho detto do tutto e mi impegnerò sempre con questa maglietta. Facendo parte dell'Accademia Inter, nostro centro di formazione, il passaggio è stato facilissimo perché noi, molti ragazzini che fanno parte dei nostri centri di formazione, più del 50% formano le nostre squadre dell'attività di base, e quindi lui è stato uno di questi. Nei primi 6 mesi giocavo come esterno alto, solo che a gennaio non c'erano terzini e feci un'amichevole da terzino, e da lì incominciai a giocare da terzino e mi trovai benissimo, e poi ho sempre giocato da terzino e mi ha dato tante soddisfazioni. Bene, dagli coperti, dagli la palla qua e allora si esce, perfetto. Se prima era un ruolo dove venivano magari impiegati giocatori meno abili, al giorno d'oggi il terzino è uno dei ruoli più difficili, perché devi essere bravo sia in fase difensiva sia in fase offensiva, quindi devi essere sia un difensore che un esterno d'attacco. Lorenzo è un ottimo compagno di squadra, sia dentro che fuori dal campo, e a giocare mi trovo molto bene con lui perché ci aiutiamo a vicenda e riusciamo a giocare bene insieme. Lorenzo, la prima volta che l'ho visto è stato in un torneo in Polonia, e da lì poi che è nato il nostro rapporto, e da 4 anni andiamo sempre ogni giorno in pullman insieme. Io abito a Milano, molto vicino allo stadio, per questo vado molto spesso e un giorno sogno di giocare lì. In famiglia siamo 5, e ho un fratello più piccolo e una sorella più grande con cui vado molto d'accordo. Lorenzo è un fratello particolare, direi, perché una delle sue più grandi passioni è il calcio, e nonostante tutto riesce a trasmettercela anche a noi in famiglia. Infatti la domenica sera o il sabato pomeriggio, quando l'Inter gioca, che è la nostra squadra nel cuore, siamo tutti insieme a vedere le partite, e riesce comunque a trasmetterci la sua passione con allegria. È molto distaccato, timido, però quando si apre riesce ad essere anche molto tenero e simpatico. Questa è una famiglia di interisti, e l'interismo si respira, e per cui molto è contato molto anche la mia passione per il calcio, ma anche per l'Inter. Da casa mia si sente il boato del Meazza. Un giorno vorrei essere io il motivo di quel boato.